Abbiamo lottato in tutti i modi per il reintegro in squadra di Nicola Zaleski perché non si poteva giocare a calcio senza il Messi polacco, lo abbiamo rimesso addirittura titolare in una sfida decisiva come quella di stasera e questo è quello che ci meritiamo, una prestazione allucinante fatta solamente di passaggi indietro, neanche un attacco in profondità, né un dribbling, né una bella giocata, con tanto di errore clamoroso, vergognoso, che ha portato poi all'1-0 con tanto di Selic che chiaramente aveva visto che l'azione era troppo bella per non essere concretizzata, ha deciso di appoggiarla sul piede di Lautaro che giustamente ne ha approfittato e ha segnato il gol del decisivo 1-0. Vi giuro, questa squadra mi ha rotto il cazzo. Siamo soltanto al 20 ottobre, domani farò 30 anni, ma mi sembra che me ne stiano facendo avere 80. Vi giuro, è una stagione con le ansie di una stagione intera compresse in 2 mesi. È una cosa allucinante, ma non tanto perché hai perso con l'Inter, che ci sta, ma il come. Come tu hai permesso a una squadra che in quel momento non stava facendo nulla di andare in vantaggio e portarsi a casa la vittoria. Poi, per carità, non è che tu a livello offensivo hai creato danni clamorosi, però sei stato in partita, dopo un inizio di gara, i primi 15-20 minuti, in cui i nerazzurri comunque erano in palla e hanno avuto diverse occasioni, sei stato ben messo in campo, comunque al netto di poche occasioni offensive create siamo stati lucidi, precisi, ordinati. Nel momento in cui tu dovevi spingere sull'acceleratore è arrivata la cappellata più clamorosa che si potesse fare in quel momento. E noi continuiamo ancora a intestardirsi su certi giocatori che devono giocare per forza. De Rossi per primo, Zaleski non si tocca, è un gran giocatore. Adesso Juric, Zaleski deve essere reintegrato perché sì. Perché sì, cioè tu non riesci a portare avanti una decisione fino alla fine. Prendi le decisioni, dopo poco tempo cambi subito idea. De Rossi è il futuro della Roma, 4 partite esonerato. Zaleski si è comportato male, non ha voluto rinnovare, lo metti fuori rosa, poi dopo 2-3 partite lo reintegri. Ma per quale cazzo di motivo hai voluto dare un'altra chance a un giocatore che è palesemente uno scandalo? Uno scandalo! Poi una squadra non perde solo per colpa di un giocatore, ma lo avete visto voi stessi, un giocatore completamente inutile e io dell'impegno me ne sbatto il cazzo perché è inutile stare sempre a dire si impegna, si sacrifica, grazie al cazzo con i soldi che prendono è il minimo che devono fare, però mi devi fare anche qualcosa di positivo in mezzo al campo, non puoi pensare solamente che con l'impegno riesci a risolvere ogni problema, basta, mi sono rotto i coglioni di vedere sempre quei stessi giocatori vestire la maglia della Roma costantemente e per troppi minuti rispetto a quelli che si meritano, anche Cristante anche stasera tanti errori in mezzo al campo prima che uscisse e si è dovuto aspettare l'80esimo, cioè prima facciamo uscire con Nere, mi raccomando, mettiamo Pisilli e va bene. Cristante appena ammonito, giocatori in difficoltà, no, non sia mai, togliamo Coné per mettere Pisilli. Poi alla fine è uscito, Dio santo ha voluto, però è dovuto aspettare proprio lo sfinimento finale prima di fare questo cambio. Io veramente certe scelte io non le capisco, perché non è che tu hai una squadra di fenomeni, metà dei panchinari dell'Inter giocherebbe titolare qui a Roma, De Vrij, Carlos Augusto, Frattesi, Dumfries, ditemi che se questi non potrebbero giocare titolari in questa Roma veramente vi picchio, ma a parte le cavolate, mi dà fastidio perché non c'è stata una superiorità netta dell'Inter e questa non è per me l'Inter dello scorso anno, è un Inter che ti concede molto di più a livello offensivo e tu sei riuscito a non fargli neanche un gol e tra l'altro poi hai permesso comunque a loro di fare una vittoria in questo modo nonostante gli fosse detto anche sfortuna, comunque avessero avuto anche sfiga perché dopo 20 minuti 2 infortuni muscolari, cioè prima quello di Çalhanoğlu poi quello di Acerbi, cazzo 2 slot usati in pochi minuti li avrebbero, comunque li hanno condizionati in qualche modo, niente, tu non sei riuscito ad approfittarne minimamente, 0 spaccato. E non è che la prestazione sia mancata nel complesso, la squadra c'è stata, però sei sempre lì, cioè tu vai a vedere le conclusioni, può dirti sfortuna, è vero, Sommer fa la papera, non è che dici entra in porta, no, gli sbatte sul palo, gli ritorna addosso, Dybala tira, la palla viene deviata, invece di andare in porta, voilà, ma non possiamo attaccarci a queste cose, non possiamo sempre sperare che la deviazione vada a nostro favore, perché tanto sappiamo che non succederà mai, se puntiamo le partite sul tiriamo, speriamo che la deviazione con fortuna vada in porta, facciamo notte, cioè la fortuna non fa parte di questa stagione, non fa parte della Roma, da tutta la sua storia.
Quindi tu la fortuna mettila da parte, perché sai che con te non esiste mai. Tu devi fare il meglio che puoi e sperare che con quello che riesci a fare riesci a portarti a casa la vittoria. Poi per quanto riguarda l'arbitraggio, per me non è stato sufficiente da una parte e dall'altra. Ci sono stati degli episodi che sono stati certamente dubbi. Quel contatto di Cristante su Thuram, mi sembra, nel primo tempo era molto al limite. Ci poteva stare anche un off-field review e un fallo al limite con cartellino rosso. Non era rigore, perché non era rigore, ma poteva esserci rosso, può darsi che anche vincevamo se succedeva, però a parte le battute, un arbitro non mi è piaciuto, ma al netto di ciò non credo che abbia deciso lui la vittoria dell'Inter in qualche modo. E pensare che giovedì mi hanno anche regalato i biglietti per andare a vedere Roma Dinamo Kiev, me li hanno regalati per il compleanno. Ma con che testa riesco ad andare a una partita del genere? Con che testa? Io vi giuro, adesso io direi, guarda, regalateli. Voi direte che sono occasionale, può anche darsi, però è uno strazio, è veramente uno strazio. Cioè siamo ad ottobre e io non vedo l'ora che finisca questa stagione, non vedo l'ora. Cioè siamo stati tanto bene queste due settimane senza partite, con la rottura di cazzo di tutto quello che è derivato post Monza, adesso già ricominciamo a soffrire, già ricominciamo ad avere il fiatone, a essere appesantiti, ma adesso ci saranno anche altre partite impegnative in Europa, poi con la Fiorentina. Io non lo so, non so che cosa possiamo fare in questo momento, non lo so, non capisco da dove possiamo uscire, non lo so, in che modo possiamo uscire da questa situazione. Mandi via un altro allenatore? No, perché tanto... che fai? Ne riprendi un altro? Tanto se prendi De Rossi, Zaleski gioca lo stesso, perché deve giocare, mannaggia lui. E mannaggia chi 22 anni fa ha pensato di fare altro invece di procreare un giocatore di questo tipo. Giocatore scandaloso, Dio santo, pagato per fare schifo. Cioè voglio vedere, io faccio schifo nel mio lavoro e mi pagano pure fior fior di milioni. L'abbiamo dovuto reintegrare perché, ripeto, non si poteva stare a giocare a calcio senza di lui. Non esiste, non si può assolutamente andare avanti a giocare senza Zaleski. Un giocatore vergognoso. Mi veniva da ridere nel primo tempo quando vedevo che prendeva palla la mandava indietro. Puri danni ha fatto, puri danni. Non è solo inutile, ma ha fatto puri danni. Poi il resto che vi dico? Il resto... Dybala mi sembra sì volenteroso, ma l'ho visto addirittura più in fase difensiva che offensiva. Svilar, anche lui ha fatto 2-3 salvataggi importantissimi, un'altra volta è uno dei migliori in campo. Mi è piaciuto Lefe quando è entrato dalla panchina, mi sembra un giocatore che può dare quel dinamismo in più. Mi auguro che giochi lui e Koné e non sempre il solito Cristante che mi ha rotto il cazzo, anche oggi un errore clamoroso in fase di possesso. Dietro la squadra non ha fatto errori, cioè per me Mancini, Ndicka, Angelini hanno fatto un'ottima prestazione. Ndicka è stato ottimo, forse uno dei migliori in campo. Selic, se togliamo, che non si toglie, se togliamo l'errore sul gol, è stato anche lui ottimo, ci ha fatto delle ottime diagonali difensive. Ne ha fatta una che è stato uno scandalo, perché lì avevano sbagliato loro, era un contropiede fallito e tu gliel'hai rimessa sul piede giusto per farli segnare, per dire no, era troppo brutto che questa azione non finisse in gol, tieni, segna, te lo regalo. Mermoso ancora una volta entra solo per far danni, per fare falli e far guadagnare minuti all'Inter. A centrocampo molti ce l'hanno con Pellegrini, secondo me ha fatto quello che poteva, al netto delle difficoltà che sta vivendo, e Dovbyk è veramente troppo solo, è un giocatore forte ma è troppo solo. E abbiamo una capacità offensiva imbarazzante, perché è vero che subisci poco, oggi un po' di più, ma non è stato un dominio totale da parte dell'Inter, però a livello offensivo... Tutti i tiri centrali, tutti i tiri facili, c'è niente di impegnativo. Come pensi di far male alle difese così? Io sinceramente non lo so. Comunque ragazzi, mi raccomando, fatemi sapere nei commenti che ne pensate. Bel modo di festeggiare il 30° compleanno, ma tanto sinceramente avevo poche speranze. Comunque un saluto a tutti, sempre comunque Forza Roma, e ci vediamo come sempre ad un prossimo video. Ciao ragazzi!